Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi facciamo il trattamento di pulizia e disinfestazione del pollaio. Non ho un grosso attacco di pidocchi, l'avevo già debellato, avevo già fatto un trattamento specifico su ogni animale, però preferisco prima e dopo l'estate di fare questo trattamento. Questa volta userò la calce spenta. È importante sia calce spenta, che è indicata soprattutto per gli alberi da frutto e non, adesso poi lo vedremo un'altra volta, sia come correttivo del terreno, ma viene utilizzata anche per disinfettare il terreno dove camminano le galline. Questa parte qui del pollaio l'avevo chiusa, ho fatto una prova, un test, gli avevo dato una pulita grossolana, poi nel frattempo l'ho risporcato con le erbacce, quelle che do loro da mangiare, e avevo steso un velo di quella calce spenta. Tempo 2-3 giorni ho riaperto, c'era ancora la calce a terra, le galline hanno iniziato a rovistare nel terreno, probabilmente gli animaletti che erano sottoterra sono venuti fuori e loro hanno fatto man bassa e hanno mangiato tutto. La calce la possiamo dare di là, infatti l'avevo fatto così, con una cazzuola piano piano la si dà, o con la pasta o con un altro sistema per setacciarla un attimino, per darle un modo uniforme. Allora, le operazioni che farò sono queste. Intanto volevo precisare, calce spenta, non calce normale, perché se no è ustionante, facciamo veramente del male agli animali. Lo metto qua dentro, lo setaccio, faccio diventare tutto il pavimento bianco. Qui, come vedete, ho della cenere di legna del mio camino, legna vergine. È importante che prima che loro vadano nel posatoio che è dentro, per fare le uova, è importante che loro si puliscano le zampe e se le puliscono sulla cenere di legna. Io ne ho sempre qua, se voi vedete, questa ancora la devo pulire, ma io ho sempre della cenere di legna lì dove passano loro, perché si devono pulire le zampe. A maggior ragione adesso farò la stessa cosa. Quindi cominciamo così. Se avete una mascherina, dei guanti, bene, io sono proprio rustico. Questa si può anche miscelare con dell'acqua e la si può dare con una pompa erogatrice se avete un pollaio grande, un dormitorio grande. Io ho questo di legno piccolino, onestamente avevo già fatto il trattamento all'inizio dell'estate con quell'altro prodotto chimico che vi ho fatto vedere l'anno scorso e non l'ho voluto ripetere. Ecco, vediamo un po', cominciamo da qui. Questa operazione io la farò due volte all'anno, prima e dopo l'estate. Chiudo il video, come vi dicevo, con abbondante cenere di legna. Bene così.
Chiudo qui il video, loro cominciano a scavare, nel giro di un paio di giorni qui sarà di nuovo tutto brullo, tutto marrone, e segno che comunque è penetrato nel terreno. Ci aggiorniamo fra qualche giorno e vi do i saluti. Sono passati circa 10 giorni da quando ho fatto il trattamento. Questo è il terreno, così come lo vedete, ormai la parte bianca della calce si è completamente assorbita, non si vede più alcun segno. Loro ovviamente stanno bene, hanno scavato un po' nel terreno, soprattutto qui nelle zone un pochino più umide, quelle dove magari ci va un po' di acqua quando piove, è un pochino più morbido. Sulla scaletta continua a esserci la cenere di legna anche dentro. Adesso non guardate, lo devo ripulire perché io ogni giorno do loro erba fresca e quello che rimane, come quello lì, un po' più coriaceo, lo lasciano lì e poi io una volta ogni 3-4 giorni pulisco tutto. Bene, volevo ringraziarvi per essere stati con me fino a questo punto, fino a questo momento. Se vi interessa questo tipo di video ditemelo, che approfondisco un po' qui sul mondo del pollaio. Ne farò altri. Ho usato la fiamma libera per disinfestare l'interno dagli acari, dai pidocchi che si infilano nelle fessure, non si vedono, escono di notte. Vi assicuro che si sentiva un odore di carne bruciata, quindi ce n'erano parecchi dentro. Me ne sono accorto un po' tardi. La cenere di legna l'ho sempre messa nei posatoi e poi sopra la paglia, ma evidentemente loro si infilavano nelle fessure laterali, quindi quando l'ho scoperto poi sono corso ai ripari. Nel momento in cui ho fatto il diserbo con la fiamma, le galline sono andate dentro un pochino più volentieri e lì ho capito che avrei dovuto farlo più spesso. Comunque, dal momento che ha funzionato, lo rifarò a scopo di video, vi faccio vedere esattamente come ho fatto e vi assicuro che le galline ne troveranno giovamento, perché si pulisce completamente la zona da infestanti, da animaletti che a occhio nudo magari non si vedono. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.